Skin. I got you right under my skin. We'll be right back.
sfortunata, però non si molla. Il tuo obiettivo è non mollare? Sì, probabilmente penso che stiamo resentando il record, 4 gare organizzate con 4 gare sotto la pioggia, ma il nostro obiettivo è quello di non mollare mai. Io ringrazio sempre il mio staff della Fly Up, che è un gruppo fantastico di persone che credono in quello che facciamo, e spero di aver regalato davvero uno spettacolo anche stasera, perché veramente non me la sarei mai aspettata con l'acqua che scendeva, un pubblico così caloroso e così tanto. È veramente, quando si è arrivati in questo scoppio che sembrava un temporale, invece la festa, tantissima gente, veramente forse di più dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso era stato un successone. Io quest'anno, quando alle 8 è iniziato a piovere così forte, non me lo sarei mai aspettato. Incredibilmente è arrivato veramente una marea di gente, la gara è stata fantastica, gli atleti bravissimi dal primo all'ultimo, li ringrazio tutti. Non posso che ringraziare in questo caso Comune Proloco di Colere e tutti gli sponsor che ci hanno supportato, perché dopo lo spettacolo dell'anno scorso hanno veramente creduto in questa manifestazione e ci hanno cercato per riproporla veramente con forza, e quindi devo ringraziare davvero tutti gli sponsor che sono stati veramente veramente bravi. Sotto corno, una vincita che te l'aspettavi? Ma diciamo che ho partecipato a altre 2 edizioni e dopo 2 secondi posti oggi il desiderio era proprio quello di venire qua e provare a vincere. Il parterre comunque è d'eccezione, perché atleti di alta qualità, è stata dura batterli? È stata molto dura, perché sono comunque atleti che fanno pista con me, so i loro tempi, i loro palmarès, i risultati che hanno, e quindi sapevo che per vincere avrei dovuto dare tutto quello che avevo. È chiaro che la pioggia ha portato un po' sfortuna non solo a te ma a tutti. Com'è correre sotto quest'acqua sull'asfalto bagnato? Ma era un po' pericoloso, magari nelle curve, nei giri veloci ovviamente, perché c'era anche il rischio di cadere, scivolare, però io solitamente sotto l'acqua do il meglio di me, quindi non mi ha disturbato il fatto. Però nonostante la pioggia devo dire che l'affluenza della gente è stata molto buona, non me l'aspettavo. Ho detto piove, non ci sarà nessuno, invece è arrivata tanta gente a far tifo e è stato bello. Svegliamo un po' il segreto, sempre se vuoi, di come si può, non dico vincere, ma arrivare sul podio di queste gare. Bisogna diciamo avere caratteristiche sia di velocità ma anche di resistenza, quindi io facendo i 1500 diciamo che secondo me l'atleta giusto è proprio un mezzofondista, 1500ista, che abbina qualità di velocità a quelle di resistenza.